d'accordo il nostro impianto con il nostro video, perché almeno così con un brevissimo video vi spieghiamo perché siamo qua questa sera a Castiglione della Pescaia per presentare nella sua terra questa avventura che si rinnova nel 2019 legata a Dino Romano e al tentativo di record di velocità su terra. Intanto andiamo a fare vedere, Mario, vai, pigiami un play e vediamo di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un posto molto lontano da qua, un posto dove dal 1800 ognuno si sfida con se stesso alla ricerca del proprio record. Open Eyes Dream, un sogno ad occhi aperti, un applauso per la crew di Dino Romano. È stata scelta questa ambientazione perché è quanto di più simile al lago salato di Bonneville che ci sia sulla terra. Pensate, il lago salato ha 260 miglia quadrate e c'è un rettilineo di 16 miglia dove i devoti al dio della velocità ogni anno da un secolo ormai si sfidano ognuno a cercare il proprio limite. Leggende su leggende, personaggi che magari avete conosciuto seguendo il mondo del cinema, che ha fatto una gran bel film su Bat Marrow, che è stato diciamo un po' il punto di riferimento per tutti, la sua passione, la sua dedizione, il suo costruirsi la moto da solo per partire dalla Nuova Zelanda e andare a sfidare il dio della velocità. E tutto questo invece succede qui, siamo a Castiglione della Pescaia, un panorama meraviglioso a poche miglia da qua. Un signore insegue il suo sogno dallo scorso anno, ha avuto l'idea, ci si è buttato anima e corpo, è andato a sfidare il dio della velocità lo scorso anno, ha capito quello che lui dice è un fallimento, ma siamo arrivati a una velocità che nessuno ci arriverà, almeno dei presenti penso, nel breve, e quest'anno ha deciso di rimettere tutto in gioco perché è ripartito da zero, ha ricostruito la moto, ha ricostruito lo staff, si è trovato gli sponsor, ha convinto gli amici e adesso finalmente è a pochi giorni dalla partenza della sua avventura, moto allestita 40 minuti fa, non di meno, è inutile che mi guardi, voglio che accogliate un grande personaggio del motosport e del motociclismo italiano, Dino Romano. Si capisce che siamo amici e condividiamo diverse cose. Ho capito, quello che stiamo insieme fa parte di un'altra avventura, perché nonostante... Prendi il micro. Nonostante in due superiamo almeno un centinaio d'anni, lo superiamo, quest'anno nel delirio dell'inverno abbiamo detto che si fa mentre... Faccio il mio va meglio, io non fa niente perché c'hai i passi dell'emozione. Sì, pronto. C'è Dino. Ti dicevo, nell'inverno, perché la moto era non solo da costruire ma da ripensare nella sua interezza, perché si parte da un progetto che ha fatto fare gli occhioni agli americani e non è poco, perché presentarsi a Bonneville e dire io vorrei correre, perché lì arrivi, ti organizzi, non vogliono sapere niente, solo nome e cognome,
e poi gli fai vedere la moto, io corro con questa, e te gli ha fatto fare gli occhioni subito, perché? Prima di tutto perché là sono abituati a vedere di tutto, si dice cavalli, ci sono mezzi da 10, 15, 20 mila cavalli, idrogeno, elettrico, benzine, sovralimentati, intercooler, c'è di tutto. Quindi arrivare lì e dare un attimino di attenzione non è così facile. Noi l'abbiamo fatto perché siamo stati la prima motocicletta GPL. Abbiamo tentato un record che anche loro non sapevano dove metterci nella varia categoria. Ci hanno scelto di mettere nella categoria di quelle delle benzine e le abbiamo date secche. In realtà deteniamo un record l'anno scorso che non è classificato perché non abbiamo avuto il tempo di rifarlo. Infatti viene fatto due volte nell'arco di 24 ore. Fanno la media. Purtroppo nell'ultimo giorno delle prove ha preso fuoco la batteria al litio e ci ha lasciato un po' con la bocca amara. Era una delle due cose che non avevi costruito a te. No. La batteria l'avevi comprata, vedi le cose si fanno. No, l'avevo messa usata. Anche cioè, a chi mancava la batteria al motorino l'anno scorso? Certo, lì che sapevo. Finiti i soldi, si è presa la batteria usata. Senti, ma allora racconti il contagio quando è nato? Perché te, ma, cioè, se ne sono allora, fatte nere in carriera, sì, va bene, meglio non raccontare niente. Meglio qua, Ciro ancora si ricorda di noi. Allora. Comunque, è nato come spesso e volentieri succede, guardando o leggendo un libro o guardando la televisione, un film o quello che è. Quello che hai menzionato prima, che è India la grande sfida con Monroe, la storia di Monroe, che è un vero personaggio esistito realmente, di cui ho conosciuto poi l'anno scorso il pronipote, abbiamo corso insieme, ha dato l'input per dire cazzarola, mi piacerebbe esserci. Perché? Perché lì in realtà non è il tempio della, è vero che è il tempio della velocità, ma è il luogo dove viene messo in atto o messo data la possibilità di dire io faccio questo, la faccio andare così. Non è il pilota che corre e che fa il record, ma è la motocicletta. E per un meccanico penso che sia il massimo. Penso che sia il massimo, anche perché sarebbe facile prendere una motocicletta che va forte e andare a fare il record di velocità. Sì, poi le situazioni sono diverse. Uno dice 300 all'ora. 300 all'ora le si fa senza farsi beccare sull'Aurelia, con una Yalbusa ad esempio, 303 sulla Yalbusa. Detto qui lo nego, però per esempio il Kawasaki HSR2 sì, ha fatto 402-403 km all'ora sul ponte di San Francisco, là ne ha fatti 290, cioè vi rendete conto quanto si perde di cavalleria, là sei a 1300 metri d'altezza, 50 gradi di media, umidità che varia intorno al 4%, perdere 30, 40, 50 cavalli è un attimo. Tant'è vero che in certe circostanze, come l'anno scorso, prima che noi modificassimo la presa d'aria là, che l'abbiamo fatta con dei tubi delle grondaie, perché lì non c'è nulla, ti devi adattare, quando mettevo la quarta sembrava che avevo uno che mi tirava dietro, sembrava di avere il freno a mano tirato. Sale è un po' come la sabbia alla fine. In realtà te calcola che quando sei gambi e la moto si mette tutto di traverso. No, lo sanno, lo fa tutti i giorni. È come andare sulla neve con le gomme lisce, uguale, la situazione è la stessa, la condizione, te sei lì, se lasci il gas troppo velocemente la moto te la metti in capo, se dai il gas troppo velocemente ti si gira dall'altra parte, non abbiamo i freni davanti perché è pericoloso, hai il freno di dietro che ti serve per... Poi c'è un'altra situazione che non ha sterzo. Tu hai una via di uscita che è molto molto, devi prendere molto con leggerezza, c'hai lo spazio tra l'Elba e la Corsica, sì, infatti è forte perché dici le distanze sono pari a cos'è Monte Cristo qua davanti, 16 miglia, non lo so quant'è, ci sarà un lui uccello se ne intende proprio, nato in una boa. Niente, da lì è cosa. Gli errori dell'anno scorso, o meglio, l'inesperienza dell'anno scorso ci ha portato a fare le modifiche quest'anno, è stata rivista completamente dal primo bulloncino all'ultimo, diciamo. Sia nelle dimensioni, ci siamo adattati alla categoria, abbiamo fatto le migliorie tecniche, è cambiata l'aerodinamica, è cambiata il motore, abbiamo inclinato il motore, abbiamo 240 cavalli, è gestita sempre da 3 centraline, 8 iniettori, impianto GPL che è praticamente studiato da Alessio Biagiotti, che è qui con me, che è là, se vuole venire sul palco. Mi ha dato una mano in questo tempo Nicolò, mio figliolo,
forse i ragazzi in camicia poeti possono iniziare a salire perché hanno tutti un ruolo importante. Eleonora in questa avventura non ha la camicia questa sera perché compie gli anni. E lei è l'aerografista, Nicolò è mio figliolo che mi ha dato una mano, Carlo lo conoscete, Rosaria che è la Rosaria sta facendo la diretta è la responsabile comunque a tutto quello che è il l'organizzazione con gli Stati Uniti, vuol dire stare alzati tutta la notte perché là magari tu chiami alle 2 di notte e dici no, non c'è il responsabile, chiami tra un'ora e non dormi mai. Poi c'è Louisa Swaden che è una giornalista inglese che è un altro pilota e Maurizio Vettor che è il giornalista di Moto.it che fa la recensione che avete visto più o meno tutti. Tutto bello organizzato, però manca anche l'avventura perché non è che questi partono serenamente, si prende, si va a Bonneville e si prova a fare 400 all'ora. Cioè, no, io farei così. No, si va a New York. Chi è che ha visto il film di Monroe, quello di India la grande sfida? Tanti. Ma fate finta di averlo visto perché se ci spera. Quello che abbiamo passato è di gran lunga superiore. Abbiamo arrivare a Bonneville. Abbiamo fatto 4.000 miglia, comprato un camper, abbiamo forato tre volte, esplosa una gomma, rotto il motore, rotta le cinghie. Però ci siamo arrivati. Là gli americani quando ci hanno visionato e hanno guardato la moto e tutto il resto hanno aperto gli occhi perché stranamente abbiamo i motori più belli, fatti i meglio motori al mondo sono gli italiani, le macchine più belle sono gli italiani, il cibo migliore è l'italiano, le donne più belle sono quelle italiane, abbiamo tutto, però là ci considerano come il terzo mondo a livello meccanico, non so perché. Siamo arrivati noi, ci guardavano un attimino come spaghetti mandolino, c'è stata anche questa menata qua. Però ci siamo presi il rispetto. Questo è stato molto bello da parte loro, ci hanno detto che gli dispiaceva quello che era successo e che ci volevano lì nuovamente. Ed è stata una bellissima occasione di far capire agli altri che siamo portacolori italiani. Bravo, grazie. Quest'anno, proprio per questo, c'è la bandiera italiana sul parafango davanti a tutti e il colore è il rosso corsa, che è identificativo di Ferrari, Ducati, Guzzi, della nazionale italiana come secondo colore, perché l'azzurro è per il calcio, per il rosso è per il bob e per altre situazioni. E niente, i nostri sponsor sono ben in vista, se vogliamo vedere... Allora, io vi chiamerei anche, siccome siamo nella location che ci rappresenta, perché siamo nella Maremma che ha generato proprio anche tutta la carriera di Dino, il sindaco di Castiglia della Pescaia, Giancarlo Farnetani è qui con noi, Castiglia della Pescaia c'è, quindi io se vuoi scoprire... Volevo dire, ringrazio vivamente il sindaco e il comune di Castiglione, io sono... Quando mi sono trasferito a Milano sono stato castiglionese per diversi anni, 5-6 anni, e è un bellissimo posto, è la cornice che fa testo a questa occasione per noi è tanto. Bene, posso ringraziarti anch'io, posso ringraziarti intanto per aver, buonasera a tutti, intanto per aver scelto Castiglione della Pescaia per la presentazione ufficiale di questa moto. Credo che Castiglione ti porterà sicuramente fortuna. È stato meta di partenze importanti di eventi sportivi non a motore però a motore. Di avventure importanti cito soltanto Ambrogio Fogar nel 74 quando ha fatto il giro del mondo in solitario, quindi sicuramente Castiglione della Pescaia ti porterà fortuna e sono contento che tu abbia scelto Castiglione della Pescaia. Ringrazio anche gli amici castiglionesi che hanno voluto la presenza qui a Castiglione della Pescaia e come dire, non so come augurarti niente, so soltanto che sei eccezionale, sei un fenomeno e questo sarà il saluto di Castiglione che ti porterà in America. Vai. Grazie sindaco, grazie Dino. Dino, io sai, siamo amici. Scoprite. Quindi i complimenti mi vengono male. Allora, scopriamo ufficialmente la moto che ha il suo nome, Cristina, quest'anno. E questa è interamente costruita a mano da Dino Romano nella sua caverna in vicino a Bracagni. Ora, fatti fare un po' di foto, poi ci spieghi due o tre cose. Devo dire che anche se l'ho costruita io interamente, tutto il resto c'è dietro. Federico Ricci. Cosa, scusa? Ah.
Sì. Allora, Federico Rizzo, che era il... l'architetto progettista dell'iniziale della carenatura iniziale dell'anno scorso, Alessio Biagiotti, l'avete conosciuto, ci ha lavorato tanta altra gente, la carrozzeria Carmania, la carrozzeria TP Design, Eleonora... sono tutti quelli che sono sponsor, gli sponsor nella nostra carena. Carina la presa della davanti, chi ti ha dato l'idea? È colpa mia, dici? Sapeva di Marino, secondo me ti sposa molto bene. Allora facciamole un po' di foto, salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo in diretta su Neuro TV che è da qualche parte. Questa è Christine, il 5944-59 è il numero di gara di Dino che rappresenta anche l'anno di nascita. Di solito delle donne non si dice l'anno di nascita, ma di Dino sì, non lo è. 44 è due terzi del numero che è fortunato di Rosaria Fiorentino. Il numero di gara negli Stati Uniti può avere al massimo 4 cifre, quindi 5944. E questo è Cristina. Fiorentino, perché ci sto volevo dire qua. Che la forma, che può sembrare strana rispetto a quello che siete abituati a vedere per una moto da competizione, è determinata dalle scelte aerodinamiche. Stiamo parlando di velocità al di sopra di 400 km all'ora e sono anche determinate da un regolamento che è alto più o meno così, dall'altezza da terra all'altezza della pinna. Abbiamo tagliato la pinna di 6 cm perché abbassa il record di 12 miglia orarie. Sembra poco, ma è tanto veramente. C'è gente che, per esempio, il nostro avversario, tra virgolette, che è Ralph Hudson, ha impiegato 10 anni per raggiungere il record, per fare le licenze, cosa che noi l'anno scorso l'abbiamo fatto tutto in 10 giorni. Allora, poi gliela spiego io, ha un 4 cilindri raffreddato aria-olio, alimentato al gas, acqua, ci hai messo tutto. Al vino, come vedete non ha nella leva del cambio, nella leva del freno posteriore, perché ha un cambio pneumatico che si aziona manualmente col pollice. Quello che è il freno davanti è il freno dietro. Poi da buon castiglionese si porta dietro un ancorino, sai mai, non ci si ferma. Ecco, questo è Dino. Cerchi di guardare attraverso il viso. C'è una striscia blu disegnata per tutti i 16 km che devi più o meno cercare di seguire, anche se non è proprio... C'è da farne un sacco, anche perché c'ha un cruscotto molto interessante che vedo hai riparato con cura. No, sto bravo. Senta, la sfida del gas, invece Alessio... No, non vuole sentire Alessio, perché mettere il gas in una moto già non è semplice. Per andarci a... sulle Dolomiti, per andarci a Bonneville... La sfida del gas è stata una sfida. Nessuno l'aveva mai fatto, parlando con i tecnici che forniscono i materiali mi hanno guardato con due occhi grossi di subito, 15.000 giri di motore, ma quando mai? E ha detto che problema c'è? Si può fare, l'abbiamo fatto. E poi si fa con l'energia pulita, perché comunque è pulitissimo il gas naturale. Questa non parte a benzina, va solo esclusivamente a GPL. E abbiamo un nuovo sistema che abbiamo inventato noi, che è la CFS. Fate le vostre foto, mettiti, rimettiti in forma. Ora no, la tuta di pelle non te la può mettere, ti voglio bene. Mi sei incartato. No, sta bene anche in pantaloni. Sto con la diretta. No, è di tu. Bravo. Potrebbe essere l'on pot, questa. Infatti, Eleonora se n'è andata. Grazie a Castiglione della Pescaia, che ci ha ospitato. Speriamo, come sempre, di tornare... vincitori. Ci aspetta un simpatico buffet offerto dagli amici di Castiglione, che con le loro aziende, i loro ristoranti, i loro bar hanno voluto essere parte di questo momento che seguiremo sia con dirette Facebook e Instagram, sulle televisioni, addirittura con le televisioni cinesi che saranno a seguire l'avventura di Dino Romano. Quindi tutto questo la settimana dal 7 al 16 di agosto. Questi signori saranno allo stellone di Bonneville a cercare di battere il loro personale record di velocità. Grazie a Dino,
No, era sia lentano, ma ci sta. Grazie a Barta. Ciao, grazie, ragazzi. Ciao, grazie ragazzi. Approfittate del nostro buffet. Da Castiglion della Pescaia in questo panorama meraviglioso. Vi salutiamo. Salutiamo tutti gli amici intervenuti. E tutti coloro che hanno permesso questa presentazione, che sono esattamente questi qua. Quindi special thanks va a Maremma Experience, a Terenzi, viticoltore di Scanzano, a Partesa e a quelli che vedete qua. Col patrocinio del comune di Castiglion della Pescaia. Grazie a tutti.